Tra chi ha subito le maggiori sferzate del maltempo di primavera c'è sicuramente il comparto agricolo. Per sostenerlo, il gruppo regionale del Partito Democratico ha lanciato una proposta. L'obiettivo è mettere in campo un'azione efficace e immediata, perché il vinicolo e anche gli altri raccolti aspettano da maggio un aiuto concreto che la Regione potrebbe offrire con un apposito fondo. Quasi 20 milioni di euro, e questa è la proposta del Partito Democratico con una norma che in assestamento di bilancio vuole dare le prime risposte al settore primario, al comparto dell'agricoltura che dalla Marsica alle province costiere ha visto danni enormi alle colture e ai raccolti, dall'ortofrutta al vitivinicolo. Finora la Giunta regionale è rimasta inerte, ha delegato al Governo nazionale con la richiesta di stato di calamità qualsiasi decisione, ma non ha messo in campo neanche una sola iniziativa. Ecco perché il Partito Democratico propone con l'assestamento di bilancio e chiede con il bilancio di previsione a fine anno di incrementare le risorse, mette in campo 20 milioni e le ulteriori appunto con il nuovo bilancio di previsione, per dare delle risposte importanti che possono riguardare la sospensione dei mutui, l'accensione di linee di credito speciali, l'abbattimento dei tassi di interesse, l'anticipo della nuova PAC e il procrastinarsi, il prolungarsi delle scadenze relative all'utilizzo dei precedenti fondi europei. Sono iniziative che possono essere messe in campo grazie a questo stanziamento, a patto che la Giunta Lenta davvero si dia una svegliata e concordi con il settore primario le risposte con delle risorse che oggi il PD con questa norma vuole mettere a disposizione.